sarebbe molto bello che sulla spinta riformista di questi referendum che si fondano sul merito, sulla trasparenza, sulla modernità, sull'efficienza, si ricreasse un centrodestra che guarda avanti. Non gioco più. Finita la conferenza stampa di Salvini qui nel Palazzo dei Gruppi Parlamentari, ci stiamo spostando nella sede di Fratelli d'Italia, che ha convocato i giornalisti sul tema delle concessioni balneari. La vita è un letto sfatto. Farete davvero campagna per il no su alcuni quesiti? E noi quello che diciamo facciamo. Però a questo punto la spaccatura con la Lega diventa evidente. Sulle vicende referendarie non è la prima volta che anche coalizioni abbiano delle sensibilità diverse, sennò saremo un partito unico. Siamo nella sede romana di Forza Italia, qui sempre alle 12 c'è la conferenza stampa con Tajani, vediamo se siamo ancora in tempo. Noi lavoriamo sempre per unire, mai per dividere. Se c'è stata qualche divisione, sono convinto che alla fine si appianerà. Agorà. L'accento sulla realtà. Perfetto, lei sa il claim, la realtà del centrodestra ad oggi come la vede? Alla grandissima. La fotografia di Salvini è stata abbastanza, è come quella fotografia che si imprime nella memoria ed è molto chiara. Si è sciolto come neve al sole, neanche Quasimodo Ungaretti. Adesso entriamo a Montecitorio, sta per riprendere la discussione sulla mozione presentata da Giorgia Meloni sulla direttiva Bolkestein, un altro tema che agita il centrodestra. Mi lascio cadere. Voi siete i potenti, con la vostra stampa asservita, e loro sono solo inermi cittadini in una nazione nella quale i cittadini ormai sono sudditi. Adesso ci venite a spiegare che i lobbisti sono i bagnini? La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio. Alle tensioni nel centrodestra si aggiungono le tensioni nel governo. In questo momento Mario Draghi a Palazzo Chigi ha riunito i capi delegazione dopo l'incidente notturno in cui la maggioranza è stata battuta per 4 volte sul decreto mille proroghe. Rischiate di mettere in difficoltà il governo avendo votato con Lega e Fratelli d'Italia per alzare il limite del contante a 2.000 euro? È sempre stata una nostra battaglia, quindi le cose che ci uniscono... Tetto del contante e centrodestra unito. Ma non solo. I partiti di maggioranza pensavano di essere stati convocati per discutere del caro bollette e invece in pochi minuti tutto diventa chiaro. Draghi, rientrato da Bruxelles, è andato al Quirinale da Mattarella, poi la convocazione ai capi delegazione. Non sono qui per tirare a campare, avrebbe detto la sua maggioranza. Senza i voti il governo non va avanti. Problemi di numeri e di metodo.